Paola Cortellesi, ci ritroviamo Globo d'Oro 2024 per parlare del tuo film. Aspetta, che non se lo ricorda nessuno il titolo, non lo conosce nessuno, c'è ancora domani. La felicità? Moltissima, tanta e sono contenta di essere qui con premiata dalla stampa estera che ha amato questo film e che lo ha introdotto nei rispettivi paesi e ha voluto anche sostenerlo molto sin dall'inizio. E poi è successo che questo film è uscito al momento in 124 paesi nel mondo. Siamo in Corea, siamo in Australia, ma siamo in Argentina, siamo in Europa. E sapere che abbia avuto questo grande successo e vederlo in alcuni casi, perché l'ho accompagnato finché potevo, e insomma una gioia, una soddisfazione grandissima. Infatti anche tu hai girato il mondo con lui. Senti, cosa hanno visto secondo te i colleghi della stampa estera? Tu sei già stata premiata tantissime volte anche dai giornalisti italiani. Quelli della stampa estera che cosa hanno visto? Perché è una storia, sì, il tema è universale, però il film, permettimi, è molto italiano. Molto italiano, certo, e sono molto orgogliosa di questo. Devi essere. Ma io credo che questo argomento, io credo che sia questo argomento trattato così come lo abbiamo trattato. Io credo che siano queste due componenti. L'argomento è, ahimè, un argomento universale. L'ho scoperto dopo. Io volevo parlare di qualcosa di italiano, volevo parlare del mio paese. Allora e adesso. E poi ho scoperto che questo è un argomento vivo, purtroppo anche in tantissimi altri paesi. Ora stavo parlando con un collega della stampa inglese, noi ci immaginiamo che sia la cosa più lontana da noi, questa società così diversa nel comportamento, invece è stato accolto con amore, così come a Sydney è stato premiato con una motivazione che dice sostanzialmente che hanno amato il modo di trattare questo argomento, il coinvolgimento che c'è stato nel pubblico, quanto questo ha potuto coinvolgere il pubblico. Sicuramente l'argomento, sicuramente il modo in cui abbiamo deciso di trattarlo. Non è necessario andarci pesanti quando qualcosa è già molto pesante. Un'ultimissima cosa, stampa estera, un film che ha girato il mondo, non sarà possibile, ma ti piacerebbe che lo vedessero anche in Iran, donne e uomini iraniani? Oddio, come sarebbe bello, sarebbe bellissimo questo. Non sarà possibile, dai. Però io spero presto, auguriamoci questo. Che la forza del cinema sia con tutti noi. Speriamo, il film non cambia le cose, insomma lo fanno le persone, lo fanno i governi. Ma le storie però, le storie girano e ti fanno così, ti aiutano a trovare uno stimolo, a volte anche a pensare con la tua testa. Questo serve molto, penso, anche ai ragazzi e alle ragazze, no? Quindi speriamo. Lo vedranno qui o da qualche altra parte. Per questo spero che lo vedano i giovani e le giovani l'hanno visto moltissimo. Spero che questo serva a mettere un germettino di un nuovo pensiero nelle nuove generazioni anche. Grazie Paola, applausi e baci. Grazie.